Quintetto con Frattoni, Arci, Palumbo, Mussini, Benvenuti, Toscano. Invece per quanto riguarda la Benedetto, gli arbitri anche loro in campo: Gagliardi, Costa, Attard, la seconda in casa della Benedetto quest'anno, griffata a sella con il settore Zimmer già posizionato per spingere i ragazzi di coach Micacci verso Montecatini. Benvenuti a bloccare, Mussini, mano sinistra, riapertura in zona Palumbo, poi Toscano, tiretto molto molto efficace, 3-0 per lui. Johnson, 8 secondi per l'attacco della Sella, 7 ora, Mussini, spazio, bomba per punire, 6-0 Mussini. E è lì vicino ma viene per il momento ignorato. Frattoni sfrutta il blocco di Og per ritrovarlo a rimorchio, Arci ci mette le mani, Og è molto bravo ad appoggiarsi al vetro. Eccoli qui i primi due della Real Sebastiani. Cuba lotta, rimbalzo, Moreno, subito prezioso, Mussini va fino in fondo con mano destra, torna a segnare centro. Johnson contro Mussini, blocco Og, poi Johnson si arresta, ne fa saltare due, assist di Spangaro per Johnson, eccola la bomba di Jet Johnson. Moreno, 7 secondi, Mussini finisce a terra, Arci, 4 secondi, Mussini deve inventarsi qualcosa da casa sua. Mussini allo scadere dei 24 con il fallo, 12-107 rieti, 3 minuti 5 secondi alla fine di questo primo quarto. Spangaro da manuale, 12-9, il primo mini solco della partita. Spangaro riceve da Petrovic, attacca al centro dell'area, poi buon scarico per una buona tripla mandata a bersaglio da Nobile, nelle mani di Nobile contro Palumbo, lotta Petrovic con Arci, Ancelotti sfidato per la tripla, un tiro che ha nelle sue corde, bomba con delica fuori per Spangaro che palleggia dietro la schiena, ottimo il passaggio per Petrovic, zingarata centro area fin troppo facile. E tutto questo parziale è un parziale made in Italy, se vogliamo chiamarlo così. Arci si gira, c'era bisogno di questo canestro. Benvenuti, Moreno chiuso da Johnson, Mussini, spazio per la bomba, assedio, Mussini, meno 200. La difesa di Rieti. Moreno chiude lo spazio a Nobile che è bravissimo ad andare fino in fondo, meritati questi due dopo la bomba uscita per un non nulla. Cioè, nelle mani di Johnson, raddoppiato, Ancelotti sotto, ottimo pallone, che lettura di Ancelotti. Johnson contro Mussini, italiano con la bomba, perso dalla difesa di Cento, punisce Nazareno italiano, stoppato Og, ottima difesa Cento, 3 contro 2, Mussini, linea di fondo, Cuba che può schiacciare e lo fa, Greg Cuba, sta arrivando Dustin Og, vuole sfidare Arci, piccoli passi verso il ferro, Mussini prova ad opporsi, non ci riesce, dilaga Rieti in questo finale, si rimette a posto con il corpo, 3 secondi, 2 secondi, Sarto, Nobile da praticamente metà campo, super tripla di Nobile, in panchina chi ha avuto questa impressione, fatto sta che Cento sbaglia al libero, Palumbo attacca Frattoni, poi scarica sotto per Benvenuti, Capoggi, primi due del secondo tempo. Molto importante di Greg Cuba, altro attacco per la Benedetto, Mussini palleggia, blocco Benvenuti, poi prende, spara Mussini, importantissima questa per il meno 11 Cento, il margine per servire lo fa Benvenuti con il consegnato, Mussini per Benvenuti dalla media, un tiro che ha e lo segna Benvenuti, sono molto più vicini e per loro è tutto regolare. Johnson a palleggiare, si arresta, va alla conclusione, grande parabola Jets Johnson, i primi due per la Real Sebastiani, torna a riprendere il pallone tra le mani, scarico per Johnson, 12 secondi per andare al tiro, Toscano che non può commettere fallo, Johnson è molto bravo e anche furbo, una risposta della Real Sebastiani, 47-30, Palumbo contro Nobile, lo porta sotto canestro, sbaglia, correzione di Benvenuti, sesto punto, quarto, ed è anche il secondo migliore della Benedetta a livello di punti segnati, italiano centro area, mano sinistra a segnare, un bel canestro, taglia contro Nobile, ribaltamento per Mussini contro Ancelotti, lo disorienta, Mussini si appoggia al vetro, meno 13, Cento che un pop, Toscano non prende il tiro, 5 secondi, lo prenderà Mussini praticamente da metà campo,
Mussini! E meno 10! Ci stai attaccato il più possibile. Cuba, linea di fondo, fuori per Mussini. Altra finta contro Petrovic. Ancora Mussini! Mamma mia! Mamma mia Mussini, cosa fa? Nobile che ha già punito dai 6,75. Italiano, finta contro Palumbo, step back, Nazareno, Italiano, pesantissima. Anche Sabin, quindi ovviamente siamo al 32esimo, ci sta che vengano fuori dei tiri corti. Italiano ancora cadendo all'indietro, già nell'altra metà campo, ultimi 18 secondi per l'azione di Rieti, si stacca Johnson per punire con la tripla che forse... con largo anticipo. Guardare anche il cronometro, non ha fretta ovviamente la Real Sebastiani mentre si prepara ad entrare Palumbo. Johnson con un'altra tripla, un'altra bomba. Benvenuti, altro contatto toscano Raucci, servizio per Palumbo, penetra per andare fino in fondo e alla fine ci riesce. Johnson palleggia, blocco Og, Italiano contro Cuba, va per andare fino in fondo, gran scarico per Og che ringrazia appoggiando al vetro, time out. Johnson, Nobile, Italiano sono a quota 10 e sono gli unici tre in doppia cifra per Rieti. Bertocco con coraggio, bomba, beh, non male, esatto, come impatto così sulla partita. Stati presi bene, costruiti bene, Bertocco intanto va a stamparsi contro il ferro, Og con rimbalzo per il 71-47, dovrebbe chiudersi qui la partita. La Real Sebastiani Rieti è alle Final Four della Supercoppa 2023, vince alla Baltur Arena battendo 107-1, 4-9.